Oggi è venerdì 24 aprile del 2020. Gli alunni della nona classe hanno preparato come il progetto il tema L'invenzione di una pagina web al computer. I risultati di apprendimento. Inventiamo una pagina web al computer. Presentiamo la nostra pagina web ai nostri compagni di classe. Gli alunni hanno preparato una pagina web, hanno aperto una pagina web e hanno scritto sui loro interessi. Cos'è un blog? Adesso Il blog è ascoltiamoli. un diario online, uno strumento per pubblicare opinioni, conoscenze e idee. Il blog è un ottimo modo per esprimere ciò che senti e pensi liberamente a modo tuo. Cosa puoi scrivere e chi lo usa? In un blog puoi scrivere di tutto, per te, per il tuo stile di vita, per le tue preferenze o per esprimere la tua opinione su qualcosa. Per questo motivo il blog è adatto a tutte le età, ma soprattutto ai giovani di oggi. È una buona opportunità per loro di trascorrere il tempo, sviluppare le capacità di scrittura e discutere. Website di Eve. Ciao, mi chiamo Eve e questo è il mio website. Chi sono io? Mi chiamo Eve Cedula e ho 14 anni. La scuola che studio si chiama Orillindia. Ho molte amiche, Rossella, Wendy, Clevissa, eccetera, ma la mia amica più cara è Rueda, la mia compagna. Ho molti amici, ma la mia amica più cara è Rueda. È molto divertente e buona. Mi piacciono gli sport e giochiamo a pallavolo e pallacanestro insieme. Rueda è un'ottima amica, ma a volte desarta. I miei hobby. Mi piace molto lo sport. Lo sport che mi piace di più è il pallacanestro e poi il pallavolo, ma ho anche un campo da pallacanestro a casa. Nel mio tempo libero mi piace uscire con i miei amici e praticare questi sport. Grazie per l'attenzione. Ciao! Mi chiamo Rueda Ciosia e questo è il mio web. La mia scuola. Sono nella nona classe a scuola Rilindia. È un'ottima scuola ed è appena stata costruita. Mi piacciono tutte le materie, ma le mie preferite sono matematica, inglese, biologia e più di tutto PC. La mia amicizia. Ho molti amici, ma la mia migliore amica è Eve. Evi è molto comprensibile, è sempre una persona divertente, ma a volte è molto seria. Evi è davvero socievole, carina e molto speciale. Lei ha molti amici, a volte lei è un po' testarda, ma tutti diventano così qualche volta. I miei interessi. Nel mio tempo libero mi piace fare esercizio per il mio corpo. Dopo la scuola mi alleno con la mia sorella a pallavolo e a pallacanestro. Oltre allo sport, io trascorro il mio tempo libero in tecnologia, ovvero la parte più importante del mio tempo libero. Adoro navigare in internet, vedere film e realizzare progetti diversi. Strada. Scrivi un blog, materia italiano, classe 9C, scuola Rilindia Cavai, lavorata Rossella Mustafai. Nella nostra vita quotidiana spesso affrontiamo l'idea che non abbiamo cosa indossare. Ci sentiamo sempre molto confusi, come combinare ciò che abbiamo nel nostro guardaroba per essere sempre più alla moda ogni giorno. Non solo per gli adulti, ma anche un problema crescente con gli adolescenti. Quindi, eccomi qui per rendere la tua vita più facile e anche per darti alcuni consigli su come combinare i vestiti. Non devi spendere molto per essere bello, ma usa la tua mente. Cosa c'è di ragazzi? Usa le camicette in modi diversi, ma stai attento, non indossare jeans strappati e magliette corte a scuola, perché è più che casual. A parte la scuola, ti preoccupi soprattutto di cosa indossare quando esci. Se non riesci a comprare una nuova camicetta,
perché non la modifichi stampando alcune foto? Non dimenticate che le t-shirt sono sempre in e sono anche molto comodi. Il problema più grande è con le donne, perché non possono essere indossati in casual, a lavoro o in qualsiasi occasione speciale. Quindi ti consiglio di acquistare scarpe, capote o felpe su un colore, che si abbina a diversi tipi di pantaloni o camicie. Tranne questo, per una donna è importante indossare abiti che si adattano a lei, soprattutto quelli formali che sono per loro più utili nella loro routine. Quindi spendi i tuoi risparmi su abiti classici che non costano molto e ti si addice. Smettere di sognare marche costose, un negozio abituale ti aiuterebbe a guardare bene. Non esagerate con accessori eccessivi. Mettere su un make-up naturale per fare la differenza tra le persone intorno a te. Grazie per l'attenzione. Scrivi un blog, materia italiano, classe 9C, lavorata Wendy Colla. Sono Wendy Colla e questo è il mio sito web. Come puoi vedere, foto mi piacciono, le spille per i miei capelli. Ecco perché il mio sito web ha qualcosa a che fare con loro. Metto i polsini in ogni posto dove vado e preferisco cambiarli di tanto in tanto. Parlerò moda e ti dirò quando indossarli preferirei mettere ogni volta che ecco. Dobbiamo metterli sul lato sinistro e non doverli posizionare più volte. Queste erano le mie regole e questo era il mio sito web. Il mio blog. Ciao, sono Iris e questo è il mio blog. Chi sono io? Mi chiamo Iris Cerone e ho 14 anni. Vivo a Cavaia con i miei genitori, tre sorelle e il mio fratello. Sto studiando nella scuola Arlindia. I miei hobby. I miei hobby sono ballare, cantare, disegnare e cucinare. Anche sto usando il mio tempo libero per leggere e studiare. I miei amici. Sono una ragazza molto amichevole. Ho molti amici, ma le migliori amiche sono Almira, Ayla, Ina e Medina. Facciamo tutto insieme e parliamo di ogni sorta di cose. Perché imparare una lingua straniera è importante? Nel mondo, più di metà della popolazione parla almeno due lingue e ci sono numerosi studi che dimostrano i benefici del bilinguismo. Le motivazioni per imparare una lingua straniera possono essere tra le più diverse. Vediamone insieme alcune. Per avere maggiori opportunità di lavoro. Moltissime aziende operano a livello internazionale e richiedono ai loro dipendenti di saper parlare più lingue. Conoscere le lingue straniere permette non solo di avere più opportunità di lavoro, ma anche di poter lavorare in paesi diversi da quello di origine. Per viaggiare. Conoscere le lingue straniere permette di comunicare efficacemente con le persone del luogo quando viaggiamo e di vivere così esperienze più autentiche. Per conoscere nuove culture. Imparare una lingua significa non solo saper parlare, leggere, scrivere e ascoltare, ma anche conoscere la cultura del paese nel quale quella lingua è presente. Le lingue straniere aprono le porte della conoscenza di nuove culture, ampliano i nostri orizzonti e ci rendono più tolleranti. Ti rende più intelligente. Quando impariamo un'altra lingua, sviluppiamo i centri del cervello preposti all'apprendimento del linguaggio. Quindi, le dimensioni del cervello aumentano. Migliora la memoria. Imparare una lingua vuol dire memorizzare regole e vocaboli. In questo modo teniamo in esercizio la nostra capacità di memorizzazione. Aumenta la capacità di attenzione e l'abilità di multitasking. Numerosi studi dimostrano che chi conosce più lingue riesce a limitare le distrazioni e a svolgere più compiti contemporaneamente con maggiore facilità.
Il sito di Keida. Mi chiamo Keida e ho 14 anni. Studio nella scuola Rilindia e sono una studente molto brava. Nel mio tempo libero mi piace ballare, giocare a pallavolo o trascorrere il fine settimana con la mia famiglia. Sono una ragazza ambiziosa con grandi sogni per il futuro. Il mio motto è mai dire mai. In futuro spero di diventare un'attrice o una showgirl. Ciao a tutti, benvenuti sul mio blog. Io sono Chiara, ho 15 anni e studio nella scuola Rilindia. Sono nata in Italia, a Cesena, ma vivo in Albania, a Cavaia. Mi piace molto la fotografia e la natura. Il mio sogno è diventare un insegnante. Spero di poter realizzarlo. Grazie a tutti. Scrivi un blog. Materia, italiano. Classe, 9B. Scuola, Rilindia Cavai. Lavorata, Esmeralda Belpa. Le giovani madri di solito affrontano una grande difficoltà, che è quella di cucinare per loro bambini piccoli. Quindi eccoci qui a darti una mano offrendoti una varietà di ricette e dandoti anche alcuni consigli su come rendere il piatto delizioso per far sì che il tuo bambino mangia tutto. Non è la cosa migliore cucinare con i tuoi figli, specialmente nelle fine settimana, quando tu e loro siete liberi? Ovviamente è. Quindi qui ti presenterò la ricetta del giorno. Il più ideale sarebbe una cucina vegetariana. Non solo è saluta, ma anche deliziosa. Non dimenticare, è qualcosa che dipende da come la cucini. So, ecco la ricetta. Gli ingredienti. 2 cipolle rosse, 500 once patate, 3 peperoni verdi, 300 once fagioli, sale e pepe nero. Metti la pentola con 2 cucciali di burro e friggi prima le cipolle tritata finalmente insieme a un cardo all'aglio. Una volta che... Ciao, sono Emilia e questo è il mio sito web. Oggi ti parlerò dei miei migliori amici. Infatti ho molto amici, ma i miei migliori sono Esma, Fiore, Angela e Elisa. Esma è la più fantastica, è molto divertente e mi sostiene sempre. Anche ogni volta che ho qualche problema, lei è lì per consigliarmi, proprio come una sorella. Ora, Fiore è molto dolce e attenta, dà sempre la sua opinione preziosa quando ne ho bisogno. Quindi è Angela, la ragazza disordinata nel nostro gruppo, ma è molto dolce e anche una buona amica. Angela ci fa ridere molto perché imita le persone molto bene. L'ultima è Elisa, è una ragazza molto simpatica e un po' timida. Ma siamo tutti migliori amici e diciamo a tutti tutto. Amo davvero le mie ragazze. Il blog di Viola. Ciao, io sono Viola e questo è il mio blog. Io ho 14 anni e sono nata a Durazzo. Vivo a Cavaia e studio alla scuola Rilindia. Sono in prima media. Il mio desiderio e che da grande diventerò un giudice. Ciao a tutti, io sono Esma Juvio, ho 15 anni e sono nata a Torino. Vivo in Albania e studio nella scuola Rilindia a Cavaia. Le mie migliori amiche sono Era e Samantha. Noi ci divertiamo tanto insieme e parliamo di tutto. Loro sono brave amiche. Sono interessata allo sport, mi piace la pittura, ascoltare la musica e leggo ogni sera. Ma soprattutto mi piace viaggiare e conoscere nuove culture.